operatori, chirurghi di vacche, no, ma comunque professioni bislacche. Se poi ci aggiungi dietro un sociale, il risultato non è banale. Trattasi infatti di status e ruoli, mal assortiti comunque nuovi, in un momento sociopolitico in cui il vivere sani è già critico, handicappati, tossici, esclusi, alzan le spese meglio rinchiusi, lungi dagli occhi ed anche dal cuore, lo ripropone più di un dottore. Operatori, quale futuro? Cambio la musica che il gioco è duro. Abbiamo passato una trasformazione, tutti ne parlano, qualcuno si è adattato. Industrie, banche, l'assicurazione spingono verso il libero mercato. Crisi del welfare state, già lo vediamo. Managerialità ed efficienza sono parole chiave, anche richiamo al volgo, propinate in abbondanza. Ma chi lavora oggi nel sociale faccia attenzione, che non è scontato. Se non si cambia noi ci si fa male, altri ci cambiano col libero mercato. La critica sociale oggi è storia, l'opposizione ce la siamo giocata, e non ci resta che farne memoria. Le jeu sont fait, la partita è incominciata. È una scommessa, l'orizzonte lontano, e se la scuola un tempo era tagliata, oggi sui banchi in cattedra impariamo di ruoli e status, la realtà mutata. È vero che il mercato a volte insegna e a volte invece va modificato. Se Confelega gettano la spugna, a noi ci frega molto del passato. Ieri però bastava essere buoni ad affrontare l'attimo presente. Ora impariamo a fare sul domani ciò che nell'oggi è oramai carente. Tempi, risorse e nuovi strumenti usiamo oggi per esserci domani. Di soldi non ne abbiamo così tanti, ma siamo ricchi di risorse umane. Non mancano l'intelletto e gli ideali, l'errore può venir modificato. Vendiamo cari pelle genitali, condizioniamo il libero mercato. Vendiamo cari pelle genitali, condizioniamo il libero mercato. Non ci sono soldi, bisogna risparmiare. Piovere inutili, come l'altra velocità e mal di sud, ecco, per fare queste cose i soldi ci sono, ma non ci sono i soldi per pagare le rette ai pazienti, non ci sono i soldi per pagare le cooperative sociali che tutti i giorni tengono in piedi di fatto tutto il settore del welfare. Risparmiare, tagliare su quello che garantisce la qualità della vita.
partiti tradizionali che dal basso gli operatori, le operatrici del sociale, insieme agli utenti, insieme alle persone con cui lavoriamo, sono in grado di organizzarsi. Vendiamo cari pelle genitali, condizioniamo il libero mercato.